Va bene, io direi che abbiamo 9:15, per cui il quarto d'ora accademico è passato. Oggi è una grande giornata, perché oggi è giornata di concorso, il grande concorso che per tanti anni abbiamo aspettato a Varese è giunto alla sua conclusione. Oggi si sono aperte le buste elettroniche, ma sono sempre buste, quindi la partecipazione è stata importante, più di 100 progetti sul teatro e più di 120 mi pare progetti sulla piazza, quindi presto avremo i vincitori. Siamo tutti molto, molto emozionati, anche perché ci sentiamo legati tutti noi che questi anni abbiamo lavorato su questi temi con l'ordine, insomma lo sentiamo come comunque un risultato anche nostro. Va bene, a parte questo preambolo legato al nostro concorso che mi sembra insomma una cosa per Varese importante, questa sera abbiamo lo studio Barclay e Cruz, questo studio franco-peruviano. Lo studio Barclay e Cruz è stato fondato nel 94 a Parigi. Dal 2006 la sede principale dello studio viene trasferita a Lima, mantenendo un ufficio nella capitale francese. E il loro lavoro si concentra sul paesaggio e sull'uomo attraverso una sensibile articolazione dello spazio e della luce. Lo scopo del loro lavoro è quello di migliorare l'ambiente naturale costruito con un approccio razionale e sostenibile, in cui l'essere umano è questione centrale. Il loro lavoro ha ricevuto numerosi premi internazionali, fra i quali il secondo premio alla migliore opera costruita alla quarta biennale ibero-americana di architettura, e il premio biennale per l'architettura latinoamericana della quattordicesima biennale, il premio CICA 2013 assegnato dal Comitato Internazionale dei Critici d'Architettura. E poi il loro lavoro è stato esposto e pubblicato in tutto il mondo, hanno partecipato anche alla 13ª Biennale d'Architettura di Venezia. Sandra Barclay e Jean-Pierre Cruz sono nati a Lima in Perù e si sono formati presso l'Università Riccardo Palma di Lima, diplomandosi in architettura. Sandra continua gli studi presso l'École d'Architecture di Paris-Belleville e Jean-Pierre presso il Politecnico di Milano. Jean-Pierre, abbiamo scambiato quattro parole prima di questa conferenza, mi ha raccontato di avere dei parenti cremonesi, dei parenti a Milano, quindi è anche un po' italiano. Non hanno concluso gli studi del Politecnico di Milano, perché hanno conseguito poi anche un master in territorio e paesaggio presso l'Università di Diego Portales in Cile. Il loro lavoro di progettazione si alterna all'insegnamento in varie università di architettura nel mondo, tra le quali Parigi, Bogotà, Santiago del Cile, Santa Fe in Argentina. Dal 2006 sono entrambi professori ordinari presso la Pontificia Università Cattolica del Perù a Lima. Jean-Pierre Cruz, inoltre, è dal 2012 membro del progetto Sud America dell'Università di Harvard e dal 2014 è membro del Comitato Scientifico Peruviano alla Biennale di Venezia. Io direi, ho detto, è giusto tutto? Sì. Quasi tutto. Troppo. Io farei un applauso importante, visto che vengono così lontano per parlare a Varese. E lascerei, basta, e lascerei quindi la parola agli architetti per la conferenza. Grazie a tutti. Sì. Beh, molte grazie per la vostra presenza, Giovanna, per averci invitato, e l'Ordine degli Architetti. E per noi è stata proprio un'esperienza bellissima quella di vedere le opere in Villa Panza, vedere il giardino prima di dare questa conferenza. Già mi sento un po' male di farvi vedere cose che non sono così magnifiche, che ispirano, così come quello che abbiamo appena visto. Adesso volevamo farvi vedere soltanto tre opere che abbiamo fatto sia in Francia che in Perù, e più che farle vedere e farle capire in profondità, volevamo proprio cercare di
capire noi prima e cercare di esprimere a voi dopo, quali sono questi rapporti tra queste tre opere, no? Dunque, Sandra ed io siamo cresciuti a Lima, questa è una planimetria di Lima, dove più di 360 templi precolombiani sorgono nella griglia urbana. Sono prevalentemente abbandonati e sono diventando come colline di terra e polvere, come vediamo qui. Queste colline, quando eravamo piccoli, erano usate da noi bambini come parco giochi, andavamo in bicicletta senza pensare che sotto c'era una piramide precolombiana, un luogo sacro. La loro presenza era una costante e finora una costante in una città come Lima, di una crescita esplosiva, no? E sono un po' sparse dappertutto. E forse per questo, per il fatto di aver vissuto accanto a queste opere immerse nella città, che ci piace molto immaginare come sarà tra 200 o 300 anni l'architettura di oggi, no? Supponendo chiaramente che non sia demolita poco tempo dopo, no? Immaginare un momento nel tempo futuro in cui i nostri edifici odierni mostreranno solo ciò che è permanente. E ci piacciono molto gli edifici che invecchiando perdono la loro forma, pur trasformandosi in una collina ambigua, come vediamo qui a Lima, e che sono comunque in grado di valorizzare e aggiungere significato all'intorno, alla città. Ciò che amiamo di più, chiaramente, è quando questa relazione tra natura e artefatto, tra paesaggio e architettura, diventa ambigua e incerta, no? E proprio aver visitato la mostra di Roxy Payne e Meg Webster siamo nello stesso tema con quello degli Incas, questo rapporto ambiguo tra l'artefatto e la natura. Qui non si sa cosa sia fatto dall'uomo, quasi, e cos'è natura, no? E i due sono completamente equivalenti, no? E questo è dovuto a che nella cosmogonia andina, che è appunto importante precisare, che è presente oggi nelle Andi, non più forse nelle grandi città, ma sì nella popolazione delle Andi, e questa cosmogonia fa che tutti gli esseri viventi e inanimati sono raggruppati in tre entità: divinità che sono sempre immanenti, non sono altrove, natura ed esseri umani. Ciascuno di essi è per sua essenza imperfetto, e quello distingue un po' il mondo occidentale da quello delle Andi, perché il fatto di essere imperfetti tutti, divinità, esseri umani e natura, significa che non possono vivere isolati gli uni dagli altri e che devono prendersi cura reciprocamente per poter sopravvivere. Dunque c'è un mondo molto diverso da quello che è l'occidentale, che noi siamo tra questi due mondi. E
Noi siamo, stiamo lavorando in Perù da quasi 9 anni e sempre più spesso oggi ci chiediamo se si può immaginare il territorio, il paesaggio, l'architettura e lo spazio dipendendo gli uni dagli altri nello stesso modo e con la stessa importanza. Le influenze culturali che le nostre culture latinoamericane hanno ereditato dal predominante pensiero europeo e nordamericano, soprattutto nel caso nostro nordamericano, sembrano suggerirci che non è più possibile. La tecnologia univoca, la multidisciplinarietà, i nuovi materiali oscurano la nostra vista e finiamo in una disperata ricerca di mezzi tecnologici all'avanguardia. Questa è una condizione anche un po' di un paese sottosviluppato, no? Cercando un modello di modernità che non solo non è pratico nei nostri paesi, ma che può anche essere o entrare in conflitto con le visioni che ha la popolazione sul loro proprio futuro. Sempre più spesso ci chiediamo se possiamo coltivare questo senso dell'imperfezione, come vi ho spiegato, come un possibile valore positivo in un mondo in piena trasformazione strutturale. Avendo condiviso poi la nostra vita professionale tra quella europea in Francia e quella sudamericana in Perù, abbiamo sicuramente più dubbi che certezze, ma cercherò di raccontarvi quali sono questi dubbi. Dal momento in cui abbiamo fondato il nostro studio a Parigi nel 1994, al nostro ritorno in Perù nel 2006, abbiamo avuto l'opportunità di sviluppare progetti in entrambi i contesti. 3 di questi, che vedete lì, hanno innescato alcune riflessioni che ci hanno permesso di mettere in prospettiva temi intrapresi precedentemente e di impostare una linea di pensiero per i progetti successivi. Paradossalmente, questi 3 progetti ci hanno fatto o ci hanno impercettibilmente portato da un prevalente interesse per il dettaglio e le specificità dell'edificio a un'ossessione per l'inserimento del territorio e del paesaggio nell'architettura. Nello stesso modo, la nostra ricerca per l'efficienza, perfezione e precisione che avevamo in Francia e che definiscono il paradigma della modernità nella società occidentale, si è spostata poco a poco verso una predilezione per l'ambiguità e l'imperfezione. I progetti dunque che vi mostrerò fanno parte di un arco temporale di 20 anni e coprono un arco geografico di 10.000 chilometri. Cercando di guardare oltre i programmi e le contingenze, questi progetti hanno ridirezionato il nostro studio, allontanandoci dalla specializzazione disciplinaria e avvicinandoci a un approccio a più scale. Nei nostri progetti abbiamo incontrato una crescente necessità di lavorare in più scale di intervento, passando da quella del dettaglio a quella del territorio e viceversa. Il nostro primo progetto che mostriamo, ma è anche il primo progetto che abbiamo fatto in Francia, è stato la trasformazione della prima Maison de la Culture creata da Malraux in un museo per l'arte impressionista. Questo progetto l'abbiamo fatto assieme a Laurent e Emmanuel Baudouin, che sono architetti a Nancy. Il progetto originario, realizzato da una serie di architetti, tra cui Guy Lagnot e Jean Prouvé come ingegnere, è stato uno dei primi edifici high-tech in Francia, portando la tecnologia degli anni 50 verso il suo estremo,
così come i concetti moderni di flessibilità, fluidità e trasparenza. Abbiamo deciso di usare la tecnologia che era a disposizione per questo progetto in quel periodo per preservare i concetti che costituivano il progetto d'origine, nonostante l'importante cambio d'uso e i cambiamenti, soprattutto radicali, avvenuti durante gli ultimi decenni delle norme regolative, dell'efficienza energetica, eccetera. Per cui abbiamo incominciato dal disegno originale di Prouvet per i profili in alluminio e la facciata, per preservarne l'essenza e allo stesso tempo adattandoli ai nuovi standard dell'isolamento termico e della resistenza al vento. Abbiamo avuto l'opportunità di lavorare proprio col nipote di Jean Prouvet, Nicolas Prouvet, che in quel periodo lavorava da Ove Arup, che erano gli ingegneri che ci hanno aiutato con la facciata. E il quale, diciamo, Nicolà si è incaricato del disegno dei nuovi profili senza alterarne le dimensioni, ma integrando i requisiti tecnologici. E dunque siamo partiti da questo dettaglio per preservare la forte relazione che aveva questo edificio tra spazio interno, la bocca del porto di Le Havre e il mare, con una strategia simile applicata a molteplici scale. Nonostante non fossimo consapevoli della sua importanza, abbiamo introdotto in questo processo un fattore di indeterminazione che non si trovava nei requisiti del bando. La pelle dell'edificio poteva assorbire i continui cambiamenti di luce del paesaggio normanno, che ispirarono i pittori della fine del XIX secolo. Dunque, ammirando i dipinti impressionisti, il visitatore di questo museo può assistere a quei lievi cambiamenti, ma costanti cambiamenti del paesaggio normanno e della sua luce naturale, nella stessa maniera con cui gli stessi pittori li vedevano nel momento in cui riproducevano i paesaggi nelle opere. Questo fatto, questa indeterminazione, questo cambiamento della luce è stata considerata da molti come un'imperfezione nel cattivo senso della parola, e questo ci portò a varie cause legali e a rischio di chiudere il nostro studio. 10 anni dopo aver finito questo museo, dal nostro studio parigino, dunque essendo ancora stabiliti in Francia, abbiamo avuto l'opportunità di progettare una piccola casa al mare nella costa peruviana, che l'abbiamo chiamata la Casa X. Per capire come ci siamo relazionati a questo progetto di 120 metri quadri, dobbiamo allargare l'orizzonte a questa mappa per trovarlo situato a Lima, nel mezzo dei tropici. Ma se vogliamo capire perché è importante, dobbiamo in questa mappa introdurre il colore. E col colore capiamo come la costa peruviana abbia le temperature del mare più basse a una latitudine così vicina all'equatore. Non c'è in nessun posto al mondo una temperatura del mare così fredda e così vicina all'equatore. E se a questo fatto vi aggiungiamo gli effetti causati dalla cordigliera delle Ande, come è stato raffigurato in questo stupendo disegno di Alexander von Humboldt, lo scienziato che ha dato il nome a questa corrente marina proveniente dal Polo Sud, le cose continuano a cambiare da una condizione climatica normale in un paese completamente tropicale come il Brasile, per esempio, no? E questo cambia una condizione specifica del nostro territorio,
perché scopriamo che invece di un paesaggio tropicale come possiamo immaginare abbiamo questo, un paesaggio totalmente arido, ma comunque molto umido. Quindi se prendiamo la sezione di Humboldt, no, con le Ande, e la ridisegniamo per includere il fondo del mare, prima disegniamo la linea dell'oceano, poi successivamente la forma della terra sopra e sotto il livello del mare, e otteniamo un territorio verticale con 10.000 metri di dislivello in solo 200 km di distanza. Lima in mezzo a questo paesaggio. Queste circostanze geografiche generano un paesaggio e un clima unici. La convenzione marina e l'inversione termica dell'aria si uniscono per creare una quasi permanente nuvola 8 mesi all'anno sopra questa striscia desertica. Ed è un clima, come ho detto, molto arido e molto umido. Però l'assenza è la condizione principale. Siamo praticamente nella zona di comfort tutto l'anno. Questo per via dell'umidità e dell'assenza di vento, piogge, temperature estreme, stagioni ben definite, non esiste niente. E viviamo dunque in un deserto umido, senza ombre, senza contrasti, praticamente in bianco e nero, monocromo, no? E per via della mancanza del sole, no? Sopportiamo anche la mancanza dell'orizzonte quando guardiamo verso l'ovest, come nella foto sotto, no? Verso l'Oceano Pacifico. E dal nostro studio questo è il panorama di Lima che abbiamo quasi tutto l'anno. Dunque possiamo dire che la più grande mancanza è quella del clima stesso. Non abbiamo clima. In cui l'architettura, noi architetti come sempre vediamo le cose in positivo, prende, perché tutti gli legni sono disperati dalla mancanza del sole, no? Però noi architetti siamo molto contenti perché l'architettura perde una delle ragioni principali per la cui esiste, no? Che è fornire un rifugio. Non abbiamo più bisogno di un rifugio. Rimane soltanto all'architettura la creazione dell'intimità dello spazio, che permette peraltro la vita in un territorio vasto e assoluto come questo deserto. E ci piace pensare, perché veramente non lo sappiamo, ma lo intuiamo, che gli antichi peruviani che hanno vissuto queste terre fossero consapevoli di queste cose. Ci affascina scoprire, come fossimo archeologi, delle strategie progettuali che sono ancora utilizzabili al giorno d'oggi nei nostri edifici. E quindi questa casa X, questa prima casa che abbiamo fatto, si trova in un paesaggio arido, no? Definito da una serie di spiagge e che mostrano come le Andi raggiungano il mare, no? Una scogliera di 30 metri segna il limite tra l'oceano e il vasto deserto. E quindi abbiamo scelto il recinto e la piattaforma, due strategie precolombiane che troviamo sulla costa, come questi due elementi principali del progetto che ci possono fornire intimità e abitabilità allo stesso tempo in un paesaggio estremamente astratto. Operando così non facciamo altro che creare un nuovo suolo per la vita. E altra cosa molto importante è stata la distanza tra il nostro studio a Parigi e questo posto, che è più o meno a 120 km a sud di Lima, che
che ci ha costretti a prendere una decisione strategica che successivamente ha influenzato i nostri futuri progetti. Dunque, eliminare dal progetto tutti quegli elementi che necessitano di una complessa fabbricazione o di una continua supervisione per ottenere del cantiere, no? Per ottenere un buon risultato. Noi non eravamo presenti sul cantiere, quindi questa strategia in più di la lontananza dal nostro studio ci ha permesso di costruire questa casa. E anche non avendo più bisogno di costruire un rifugio e di questa strategia stabilita durante il processo di progettazione, lo spazio e l'essenzialità degli elementi che danno forma a questa casa dovrebbero garantire dunque la qualità dell'edificio e non necessariamente la sua corretta realizzazione o esecuzione. Questo anche ci ha permesso altre strategie, per esempio quella che per poter lavorare assieme alle maestranze locali che non erano molto tecnificate, abbiamo anche semplificato le competenze tecniche, impiegato sistemi costruttivi tradizionali, abbiamo poi intonacato e dipinto tutte le superfici, eliminando così tutti quei dettagli che erano superflui a nostro intendimento. E facendo così ci siamo resi conto che stavamo avvicinandoci alla logica della materia scavata ritrovata nelle rovine precolombiane. Questo è stato sicuramente e logicamente un processo non cosciente dal primo momento, no? E anche dipingendo uniformemente le superfici e riducendo la palette, la tavolozza, no, di colori all'ocra, siamo riusciti ad evitare il deterioramento visivo causato dalla polvere del deserto che si deposita su tutte le superfici. La casa è dunque diventata un esperimento sulle possibilità dell'architettura in questa assenza di clima che vi ho accennato. Il recinto definisce lo spazio per l'intimità di fronte allo spazio infinito del deserto. Tuttavia, questo recinto è permeabile, permettendo al paesaggio di entrare nell'architettura, piuttosto che considerare l'architettura come un oggetto nel paesaggio. La piattaforma che vedete qui genera una specie di spiaggia artificiale delimitata dalla piscina e questa spiaggia racchiude sotto le camere a letto che necessitano di una maggiore intimità. Dunque la pianta della casa è molto semplice, sopra vedete la spiaggia artificiale con la piscina e sotto le stanze minime che permettono di isolarsi. Dunque tutto quello che è pesante, chiuso, opaco, che osserviamo essendo all'esterno, dall'interno diventa leggero, aperto, ed è per quello che la piscina sembra galleggiare sul mare. Questo progetto ha rappresentato per noi un'opportunità per operare in piena libertà, a differenza di quello che ci stava succedendo in Francia in quel momento. Basti immaginare che proprio nel momento in cui costruivamo questa casa eravamo in uno dei tanti processi legali per il museo, perché in questo caso, in quest'epoca qui, perché ci sono stati tanti,
La temperatura del museo superava di 2 gradi lo stabilito dai regolamenti per i musei in Francia. Qualche giorno in estate. Invece qui, senza alcun isolamento, né riscaldamento, né aria condizionata, senza compagnie assicurative, senza futuri processi, ci siamo divertiti tantissimo, no? E a disegnare cose che in Europa c'erano proibite, no? Perché qui non piove praticamente mai, no? E questa libertà che abbiamo vissuto ci ha spinti 4 anni dopo a tornare nel nostro paese di origine. Molti di questi progetti che hanno seguito questa casa, una volta tornati in Perù, mantennero le stesse scelte strategiche, no? Come le case W, dove volevamo portare più in avanti questi concetti che avevamo un po' sperimentato nella casa X. E dunque la peculiarità del territorio in cui abbiamo dovuto lavorare, che è questa costa desertica, ha sempre più dettato le principali decisioni progettuali. Prendersi cura del territorio, ovvero del paesaggio e architettura con importanza equivalente, diventarono un'esigenza per noi. Il progetto del museo di sito della cultura Paracas è stato anche un tentativo di introdurre il paesaggio nell'architettura. Penso l'abbiamo fatto troppo bene perché è stato invaso dalla sabbia subito. No, questo è perché non l'hanno pulito in almeno un anno. Cose del governo peruviano e della burocrazia peruviana che abbiamo ereditato dagli spagnoli. Dunque, questo è un recinto e installiamo soltanto dei dispositivi di controllo ambientale che generano, non soltanto portano alla luce, ma anche permettono di separare le sale di esibizione. Dunque, poco dopo il completamento di questo museo, abbiamo vinto il concorso per il nostro terzo progetto emblematico, che vi faremo vedere subito dopo, che è il luogo della memoria a Lima. Ancora una volta abbiamo dovuto cambiare scala di osservazione per poter comprendere quelle nuove logiche che stavamo per impiegare. Una parentesi per spiegare di cosa si tratta questo programma. Questo progetto fu un'iniziativa della Commissione della Verità e della Riconciliazione dei Peruviani, che ha indagato sul periodo di violenza politica che causò più di 70.000 morti tra l'80 e il 2000. Lo scrittore premio Nobel peruviano Mario Vargas Llosa lanciò un concorso architettonico nel 2010 per la creazione di un centro culturale per la memoria e la riconciliazione. Francesco Alcò fu uno dei membri della giuria, accanto a Rafael Moneo e Kenneth Frampton. Il centro avrebbe dunque collegato e posto in una rete comune tutti quei piccoli musei della memoria che sono stati creati dalle associazioni delle vittime di questo violento conflitto, che sono disseminati nei posti più isolati delle Ande. E dunque
E per noi che abbiamo vissuto quest'epoca, era la prima domanda era come facciamo a disegnare questo progetto con un peso così, così importante, con un peso simbolico così importante. E la risposta è stata con la memoria, ma quel tipo di memoria che solo l'architettura può gestire, che è quello della memoria del luogo. Ancora una volta, per comprendere il luogo abbiamo dovuto comprendere prima il territorio. Dunque vi faccio vedere un po' come abbiamo proceduto, no? E oltre alle Andi che vi ho fatto vedere, agli oceani, no? Il Pacifico a sinistra e l'Atlantico a destra, ciò che definisce il paesaggio sudamericano sono i bacini dei fiumi, con evidenti differenze tra gli spartiacque dell'Atlantico e il Pacifico. Le spartiacque passa proprio in mezzo al Perù. E dunque il bacino dell'Atlantico è formato da 5 grandi corsi fluviali, mentre tutto il bacino del Pacifico, che in rosso, sono tanti piccoli fiumi di breve lunghezza. In Perù ci sono soltanto in Perù 52. E questi fiumi che attraversano, scendono dalle Andi verso il Pacifico, configurano piccole valli che divennero fertili con l'intervento dell'uomo negli ultimi 8.000 anni. E per noi sono come se fossero delle oasi trasversali, no? E se disegniamo ancora una linea verticale che separa il mare a sinistra dalla terra a destra, incontriamo una sequenza morfologica regolare di 30 o 40 chilometri che separa questi fiumi. Ma se passiamo a uno zoom, no? A una scala diversa come quella in Lima, no? Nel rettangolo lì sopra, e ci concentriamo, no? Su un fiume soltanto, scopriamo che siamo in una specie di paesaggio frattale dove i buroni prendono il posto delle valli e i dirupi prendono il posto dei promontori andini. I 30 chilometri si riducono a 30 metri. No? E Lima si trova su questo sistema geografico, su una pianura alluvionale 30 metri al di sopra del mare. Questa è Lima negli anni 40 e questa è Lima oggi, no? Ed è qui sul bordo segnato dal quadrato rosso che abbiamo avuto l'opportunità di costruire il luogo della memoria. Dunque il posto era per noi emblematico dentro della città di Lima. E l'area del progetto è stata quasi scelta per caso, è stata una donazione del comune di Miraflores per costruire il luogo della memoria, ed era un sito residuale, infatti era un deposito di camioni della spazzatura che a destra era stata allestita quando hanno distrutto quel faraglione grande che si vede lì lungo in modo da poter permettere la discesa carrabile alle spiagge sotto. Dunque, se torniamo su questo paesaggio frastagliato, la logica del sito viene interrotta da questo intervento negli anni 70 e dunque era logico che, inserendo l'edificio con la stessa logica delle scogliere e con una struttura compatta, avremmo potuto rivelare questa memoria del paesaggio di Lima. E poi ci sono anche delle altre strategie che ci hanno permesso di costruire in maniera più economica e con una logica ambientale. Dovevamo
costruire con dei piloni di fondamenta, dunque concentrare il programma è una cosa economica, e costruire accanto al faraglione anche ci permetteva di ridurre il numero e la profondità di questi pilastri di fondazione. E aprendo l'edificio verso i faraglioni, come si vede a destra, siamo riusciti a ridurre anche l'inquinamento acustico causato dal traffico automobilistico. E dunque questo edificio, che diventa un faraglione artificiale, e lo spazio interstiziale d'accesso ci riporta a una logica territoriale che è lunga quasi 12 chilometri e che si estende fisicamente attraverso la Baia di Lima. Prendendo in considerazione che la maggior parte dei visitatori sarebbero arrivati tramite i trasporti pubblici, la distanza considerevole tra la via che si vede in alto a destra, si intravede lì, e l'edificio, e in più lo stretto percorso tra la strada e il sito, erano tra i problemi principali che abbiamo avuto per fare questo progetto. E quindi abbiamo deciso che questa distanza, che allo stesso tempo è un arco temporale, si sarebbe dovuta trasformare in un'opportunità. Lo stretto percorso dunque ci permette di distanziarci dalla città, di lasciarci indietro le preoccupazioni di tutti i giorni, di prepararci per una mostra che non è per niente facile da assimilare, e allo stesso tempo di prendere il visitatore e immergerlo in questa breccia tra il faraglione e l'edificio, che echeggia le profonde valle, echeggia la maniera in cui si scende verso le spiagge, eccetera. E che quest'atto di discesa nel crepaccio rende la gravità, rende alla gravità una forza ancora più esplicita. Dunque, in fondo a questo crepaccio c'è una marcata coscienza fisica, no? Una sorta di intensa presenza del faraglione, e non ci troviamo allo stesso tempo né in un assetto urbano né nemmeno in un paesaggio naturale. Il visitatore dunque si prepara con questo percorso ad entrare nell'esposizione attraverso un percorso quasi performatico. E tra l'altra parte la forte aderenza del progetto con la pendenza è stata risolta, come sempre, con l'antica strategia non soltanto andina della coltivazione con terrazzamenti, no? Permettendo di accedere indipendentemente ai diversi spazi culturali e allo stesso tempo creando una grande piattaforma orizzontale che è questa, no? Che si offre come piazza pubblica per i cittadini. E questa non era nel bando del concorso, non era prevista, ma l'abbiamo proposta come un contributo necessario di un edificio pubblico a una città come Lima, a cui mancano disperatamente gli spazi pubblici aperti. Come nella Casa X e in altri progetti come le case W, la piattaforma si relaziona con l'orizzonte attraverso una lunga striscia d'acqua, che in questo caso contiene l'acqua per gli idranti antincendio, no? Nel caso delle case erano piscine. L'ingresso all'esposizione collega il crepaccio d'entrata che è dietro l'edificio alla piattaforma, no? E dentro il percorso continua
attraverso una rampa, che è un altro stupendo elemento o strumento che abbiamo noi architetti per manipolare il tempo. Dunque possiamo rallentare il tempo durante la visita, e questa rampa ci accompagna attraverso queste sale di esposizioni e faccio appunto queste foto non hanno il contenuto dell'esposizione perché subito dopo che abbiamo vinto il concorso è stato deciso che quello che andrebbe esposto lì non poteva essere più, non era più attuale, che era la mostra che aveva fatto Mario Vargas Llosa, e dunque c'è stata una commissione di alto livello per decidere cosa e come si racconta questo periodo, che è proprio recentissimo e che produce ancora oggi dei violenti conflitti, almeno mentali, e oggi come oggi continua così, dopo un anno che è stato finito, è stato approvato da tutti gli attori politici, culturali, eccetera, eccetera, la mostra 6 mesi fa, e tra poco incominciamo a allestire questo edificio finalmente. Ci hanno messo 4 anni per approvare il contenuto. C'erano tutti i partiti politici, i militari, la polizia, le associazioni di diritti dell'uomo, eccetera. E quindi ascendiamo su questa rampa continua ed arriviamo, avvicinandoci al tetto dell'edificio, e entriamo in questo spazio aperto al cielo che è l'ultima sala dell'esposizione. Dunque questa sala non racconta più il recito ufficiale, ma è dedicata alla costruzione di una memoria intima e personale, no? Delle persone che appendono oggetti, eccetera, e che fanno un processo, non so se si dica in italiano, di sanazione, non trovo la parola, ma potete immaginare. Dunque salendo scopriamo o riscopriamo l'orizzonte, e dico riscopriamo perché dopo questa mostra non può essere più percepito nello stesso modo, e da questo nuovo suolo dunque uno gira e può tornare alla città senza scendere di nuovo e uscire dall'uscita dell'edificio. E così ci diamo il tempo di ritornare gradualmente nella quotidianità. Questo è un altro punto interessante, molto interessante per noi oggi, ed è che in questi anni abbiamo questa consapevolezza che nel nostro paese la qualità delle costruzioni pubbliche è molto povera. Abbiamo seguito dunque lo stesso approccio usato per la Casa X, no? Dunque la forza dell'edificio non deve trovarsi nei dettagli tecnologici e nemmeno nella finitura dell'edificio. La scelta di utilizzare il cemento armato come materiale costruttivo ci ha permesso inoltre di riprodurre l'essenza dello strato alluvionale dei dirupi, no? E utilizzando delle cassaforme artigianali
assemblate a mano usando vecchi assi di legno messo uno a uno. Abbiamo evitato l'utilizzo di gru e macchine e abbiamo potuto obbligare al costruttore di assumere più lavoratori. Dunque, noi siamo ancora nel conflitto tra tecnica e manodopera, no? La gru può essere e difatti ancora più cara che la manodopera, no? E questo modo di lavorare ci ha dato la possibilità anche del pregio del fatto a mano, no? Che è la possibilità di assorbire i veri errori che accadono nei cantieri tutti i giorni, e incorporarli come tracce, no? Che fanno parte della memoria anche della costruzione. E quindi abbiamo imparato ad apprezzare gli edifici come esseri viventi, come queste crepe nel cemento tirato, che possono essere viste come un modo di testimoniare l'invecchiamento dell'edificio stesso. Quindi trasformandosi tutte queste cose da difetti costruttivi in mappe che raccontano l'intervento umano nella costruzione. I muri irregolari sono segno del lavoro dell'uomo e le loro impronte diventano parte del materiale della memoria del processo costruttivo, no? A sinistra possiamo vedere l'impronta del cane del guardiano che abbiamo visto prima, no? Che abbiamo insistito per lasciarle lì, no? Perché volevano cancellarle. E a destra possiamo vedere le mani dei lavoratori che hanno costruito l'edificio, no? Come segno, beh, questo è chiaramente un'influenza corbusiana, ma volontieri abbiamo lasciato come segno di memoria delle persone che hanno partecipato, no? E facendo ciò permettiamo al caso anche o alla sorte o all'indeterminatezza, come vogliamo chiamarla, di partecipare al processo creativo e costruttivo. Avendone cura, nonostante di non doverne dipendere per ottenere un buon risultato, un delicato equilibrio sempre da mantenere, ma permettendo al caso o all'indeterminatezza di sorprenderci, ci concediamo anche un'occasione per meravigliarci. E la stessa cosa succede con altri materiali, come per esempio questi ciottoli che li abbiamo recuperati in sito e li abbiamo disposti a mano, in cui i lavoratori possono esprimere liberamente le loro capacità. Ognuno aveva un'area e li metteva come pensava che era meglio di metterli, no? Così lasciamo altre tracce della costruzione umana, diciamo. E non è tutto fatto a mano, ci sono anche cose fatte industrialmente come il vetro, ma per poter adattare per esempio il vetro, come vedete qui, senza come si dice, cornice, no? E perché telaio, no? Perché non piove, non c'è vento, eccetera. Per noi il gesto più semplice diventa il più appropriato, no? Come questo taglio nel cemento armato per permettere l'inserimento di una finestra scorrevole in un muro che non è completamente verticale. E questo basta, no? Molto spesso un budget limitato ci costringe a cercare soluzioni che sono difficili da trovare in un mondo di abbondanza, no? Al posto di blocchi di vetro rotondi che non c'erano in Perù, abbiamo deciso di usare barattoli di miele vuoti incassati a due
in questi pannelli di cemento. E abbiamo scoperto che i vasetti del miele riproducono stupendi effetti di luce e ombra, no? E di luce dentro l'ombra, no? Tutto questo con risorse molto limitate, ma con una grande libertà di proporre soluzioni senza dover fare costose verifiche, certificazioni, per poter avere le autorizzazioni da organismi di controllo, no? Che sono controllati a loro volta dai grandi assicuratori, no? Siamo un po' contro gli assicuratori noi, dopo questi e dunque ci chiediamo se è possibile avere al giorno d'oggi la libertà di inventare nell'architettura anziché doverci rassegnare al dover costruire con mezzi prestabiliti. E quello è il nostro sforzo quando, perché non è facile, neanche in Perù. Al Museo Paracas, per esempio, abbiamo usato un cemento rosso, pozzolanico, non so se si dice in italiano, sì. Che è solitamente utilizzato in Perù nelle fondazioni, e lo abbiamo utilizzato perché non avevamo soldi per fare qualsiasi altra cosa, e l'abbiamo semplicemente lucidato o tirato, no? Con le stesse tecniche usate per le ceramiche precolombiane che saranno esposte all'interno del museo, no? E con questo colore e astrazione si stabilisce un dialogo rispettuoso con il paesaggio, no? Che allo stesso tempo è estremamente forte ma estremamente fragile, no? Dunque quello che vediamo dentro il portico di entrata non è la montagna ma un muro tirato con questo cemento. E un altro soggetto, le tradizioni artigianali locali ci hanno sempre dato suggerimenti per materiali dimenticati e sottovalutati dall'industria edile, anche in Perù. Attraverso uno dei suoi strumenti più temibili, che sono i regolamenti costruttivi e la legislazione. Questi due uccidono molto spesso le tradizioni artigianali. Le particolari condizioni del nostro contesto locale ci permettono di approcciarsi all'architettura in questa maniera, no? Le nozioni di efficienza energetica, per esempio, per noi sono quasi irrilevanti, no? In un clima come questo. Ma anche la fragile struttura sociale lascia degli spiragli attraverso i quali possiamo cercare di fuggire ai concetti prestabiliti. Dunque consideriamo che questo è un vantaggio per noi. E quindi queste condizioni locali ci hanno portato nel tempo da un'ossessione per il dettaglio, l'illusione del controllo e dell'efficienza e confidenza anche nel binomio tecnologia-architettura, ad un'astrazione per la coltivazione dell'imperfezione come una qualità nell'architettura, ponendo territorio e paesaggio come elementi fondatori. Anche questo percorso è stato raggiunto poco a poco, come ho già detto prima, ma la Casa X è stata senza dubbio una svolta. Infatti il fattore di indeterminatezza dovuto alla distanza fisica dal cantiere ha innescato questo cambio su come affrontare il processo progettuale, spostandoci dunque avanti e indietro dal paesaggio al dettaglio, al territorio e senza troppa difficoltà. In certo modo siamo passati da un interesse per il piano, no, che stabilisce un'azione futura,
ha una predilezione per la mappa, no? Che registra un'azione tangibile. E questi tre progetti ci hanno portato anche ad immaginare come cambieranno loro stessi nel tempo. Nel caso del Museo Francese siamo riusciti a mantenere l'identità dello spazio attraverso i suoi radicali cambi tecnologici. Nel caso della Casa X, il lugar della memoria, lo spazio rimarrà, speriamo, uguale, no? Vuol dire che la futura rovina non sarà molto diversa da come vediamo oggi su questa immagine. Lo spazio è la risposta in questa resilienza, anche quando l'edificio cesserà di ospitare la necessità che ha portato alla sua costruzione, anche se le finestre, l'arredamento, l'illuminazione, i corrimano saranno vittime del tempo, lo spazio perdurerà. La tecnologia è la prima cosa che cambia ed è la prima a scomparire nel tempo. Concentrandoci sullo spazio, l'architettura si libera dai preconcetti e dalla ricerca alla perfezione, permettendo al paesaggio di entrarci dentro. E l'architettura diventa così una mappa dell'intervento umano sulla materia e della natura sull'artefatto, e non nel senso contrario. Lo spazio e il tempo, l'architettura e il paesaggio sono per noi amici comuni. E cerchiamo di coltivare questa amicizia. Grazie.